Grande affluenza all'ospedale israelitico per le visite guidate presso la storica sede dell'isola Tiberina e della sua sinagoga, l'oratorio Panzieri Fatucci. L'iniziativa, organizzata dal nosocomio ebraico in collaborazione con l'associazione Bene Berit Roma nell'ambito della Giornata Europea della Cultura Ebraica, ha permesso ai tanti visitatori accorsi per l'occasione di conoscere da vicino la storia dell'isola, dell'ospedale israelitico e della sua antica sinagoga, passata alla storia come l'unica sinagoga rimasta attiva clandestinamente durante il periodo nazifascista. Non è una giornata per la comunità ebraica, per gli ebrei per conoscere meglio quelli che sono i cittadini più antichi di questa città, specialmente parlo per Roma, ma anche per l'Italia in generale, è importante far conoscere questa cultura che è un elemento fondante della società occidentale. Un momento importante per approfondire la conoscenza dell'ebraismo e porre domande sugli aspetti culturali e religiosi legati alla comunità ebraica di Roma. E molte persone non conoscono neanche l'esistenza di questa sinagoga. L'iniziativa ha così permesso a molte persone di avvicinarsi alla storia e alla tradizione di una comunità che ha contribuito nel corso dei secoli e in modo significativo allo sviluppo culturale e sociale della città di Roma. L'ospedale israelitico, da sempre al servizio della popolazione tutta e in qualità di promotore dell'evento, ancora una volta ha dimostrato di non essere solo un luogo di cura e di assistenza sanitaria, ma anche un punto di riferimento per la promozione e la diffusione della cultura ebraica. Sono estremamente convinta che a livello globale si dovrebbe conoscere di più comunque la cultura ebraica e diciamo per evitare anche i vari stereotipi e le varie cose che sono state insomma dette negli anni, quindi credo che sia fondamentale appunto venire a conoscenza in generale della cultura, di quello che appunto è stato fatto negli anni. E quindi ringrazio chi ha permesso insomma l'organizzazione e chi permette l'organizzazione di questi eventi.